Sono Mario Galdi, direttore dell'azienda di soggiorno e turismo di Cava dei Tirreni. Ho partecipato chiaramente a tutte le iniziative, ma più ampiamente a quella del millennio, e questo bene o male si inserisce in questo grande evento che è stato quello del millennio. Abbiamo avuto ormai siamo alla terza premiazione, giornalista della RAI, quindi è anche questa è una premiazione importante, una visita importante. Dobbiamo ricordare che Carello appunto ha fatto delle riprese importanti nell'Abbazia Benedettina, e quindi si continua questo premio speciale dell'Abbadia. Abbiamo avuto prima la premiazione anche di Monsignor Frisina, e quindi questo segue alla premiazione del Monsignor Frisina. Quindi l'azienda di soggiorno e turismo partecipa nella mia persona, ho partecipato anche alla selezione poi delle foto che saranno premiate, che sono state già scelte e saranno rese pubbliche nella mostra che ci sarà appunto a novembre, alla fine di novembre. Compagnia del sindaco Marco Galdi di Cava dei Tirreni, qui alla sala consiliale di Cava dei Tirreni, terzo premio speciale per Rosario Carrella. Ci dica un po' le sue considerazioni. Ma si tratta di un'iniziativa sostenuta dalla nostra Abbazia Benedettina e dal Centro Fotografico Cavese, oltre che dall'azienda di soggiorno e dal Comune, che dà continuità alle celebrazioni per il millennio dell'Abbazia Benedettina e che continua a proiettare questo nostro favoloso monumento su scala nazionale ed internazionale. Dunque un'iniziativa di altissimo prestigio che ha il plauso della nostra amministrazione. Domenica 17 novembre in Abbazia alle ore 19 per la consegna del premio e per l'inaugurazione di una mostra fotografica con tantissimi scatti dedicati a un tema che tocca le corde del cuore, la tenerezza. Quindi l'invito a tutti i cittadini, ovviamente non solo di Cava ma anche dei centri vicini, a visitare l'Abbazia tanto domenica 17 novembre alle ore 19 quanto nei giorni successivi finché appunto rimarrà aperta la mostra.